Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Ça bouge en Bourgogne-Franche-Comté. Rendez-vous pour la troisième édition du Festival des solutions écologiques. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez près de chez vous plus de 200 projets écologiques soutenus par la région. Et venez échanger avec des experts nationaux à Besançon, Dijon, Nevers, Montbéliard et Tournus. Débat gratuit sur inscription. Programmation complète du Festival des solutions écologiques sur jeparticipe.bourgogne-franche-comté.fr. jeparticipe.bourgogne-franche-comté.fr. On compte sur vous. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi. Cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. Daddy è quel personaggio che è andato crescendo, che è riuscito, diciamo, a prendere l'empatia del pubblico, perché è stato, diciamo, sempre sincero. Inizialmente, quando sentì il suo primo inedito, mi sembrò il classico prodotto commerciale che esce da amici, diciamo, no? E sul primo inedito non ho cambiato idea. E anche questo fondamentalmente riprende quell'alone, è un po' il suo stile. Però c'è da dire che il ragazzo, nel fare questa roba qui, la fa con autenticità e quindi di conseguenza può funzionare. Questo è il discorso. Cioè, ognuno deve scegliere quello che è. E lui ha fatto una scelta. Grande ripresa, grande rispolvero con le due cover, prima quella di Fabrizio Moro durante il pomeridiano, lì diede una bella botta, e anche questo serale con Eppure Sentire è stato forte, è stato giusto, è ben equilibrato. E adesso con questo inedito, Zero Passi, fondamentalmente non è una gran canzone, non è che mi abbia convinto, ecco, però non lo chiamerei passo falso, proprio perché Daddy ha questo aspetto che riesce ad essere sincero nell'essere poser, cioè lui è proprio il belloccio, diciamo, no? Quello lì che non sai se è un salame, fondamentalmente lo vedi che sta là, che non si capisce bene se c'è, se non c'è, però è, capito, sta là, è sincero, capito, come ve lo devo spiegare, sto cercando le parole, però non è quel salame che dici stun dun dede e lo archivi, è quel salame che però dici dai. Ok, a me mi è dispiaciuto tanto quando ci è rimasto male che Sanjo non l'aveva messo in classifica. Stava là tutto, cioè si vede che è un ragazzo di cuore, un ragazzo che ci prova, che è consapevole che finita questa esperienza chissà che fine farà lui e tutti gli altri. E quindi comunque si sta giocando le sue carte, e queste sono le sue carte. Lui non è un grande artista, però... quando poi, e si vede quando interpreta certi brani che sente suoi, poi si vede che il ragazzo ce l'ha quella sensibilità interiore, ecco, per capirci. Poi purtroppo quando fa gli inediti mi diventa un po' paraculo, un po' brutta copia di certi personaggi italiani che però lo fanno bene, e quindi non mi convince pienamente, però... mi rendo conto che c'è una bella fetta di pubblico che si può lasciar convincere, e quindi di conseguenza devo dire in re-up, e sicuramente sono curioso di vedere, magari dopo questo singolo farà quello giusto, cioè uno che tipo può esplodere da un momento all'altro, come ti può rimanere sempre fermo, dipende da quanto lo fa incazzare.